Oggi raccontiamo questo libro di Michele Colabella e naturalmente raccontiamo anche il suo autore. Il libro si chiama Il vischioso postfascismo. È un libro che Michele ha scritto nel 2019, è stato È stato pubblicato nel pubblicato, 2019, le dovrebbe ricerche sono state fatte essere. sicuramente un po' Abbiamo prima. Ecco, cominciato. a me interessa proprio molto, Michele, prima di tutto ringraziandoti di questa tua presenza. È Piacere mio. un libro particolare. Leggendolo scopri anche tanti avvenimenti e tanti fatti di cui non avevo veramente una puntuale conoscenza. Però ecco, il vischioso postfascismo, l'utilizzo del vischioso è sicuramente particolare perché tu resti, come dire, fermo. L'immagine che si ha è quella di una sorta di palude, no? Dove puoi fare delle tante scoperte e puoi anche vedere riaffiorate delle situazioni e naturalmente, essendo una sorta di palude, vedi anche scomparire alcune cose. Questa è stata la prima impressione nel momento in cui ho avuto il libro, insomma, in mano e ho cominciato a sfogliarlo. Ecco, raccontami. Questo tuo percorso, questo tuo viaggio nel Molise dal 1943 al 1946, quindi dall'armistizio probabilmente Certo. fino alle Alle prime prime lezioni, elezioni alle prime lezioni. ministrative. Ecco, come ti è venuto? Perché? Naturalmente, ecco, vorrei ricordare a chi ci vede, a chi ci ascolta, a chi seguirà questa intervista, che tu, insomma, hai avuto frequentazione nel mondo della saggistica, soprattutto quella storica. Certo. Ma vedi, aver focalizzato l'attenzione su questo periodo, che è un periodo cruciale della storia d'Italia e anche del Molise, mi ha consentito in qualche modo di verificare quanta parte dell'epoca fascista, insomma, si sia protratta negli anni successivi. Oggi, per fortuna, le cose, insomma, sono notevolmente cambiate. E in qualche modo di confrontare quello che ho trovato scritto nei documenti con quella che è stata la mia esperienza, esperienza di ragazzino, esperienza di adolescente, per scoprire, insomma, per verificare che c'è stata una continuità. La continuità, ci sono state scorie, insomma, di quel regime, che al di là delle istituzioni, del cambiamento proprio, come dire, del contesto di fondo, l'avvento della democrazia. Scorie che, torno a ripetere, hanno caratterizzato la vita e la società degli anni posteriori a questo arco di anni piuttosto limitato. E quindi io alla mia età, insomma, ricordo bene tanti aspetti di quella società molisana degli anni 50 e così via, che poi, insomma, riflettendo e sottoponendo criticamente la mia vita di allora, con, insomma, gli strumenti di chi ha un po' letto, si è documentato. Ebbene, mi sono parsi molto impregnati di quella mentalità, sicché questo libro, piuttosto che ricostruire degli avvenimenti politici, che so, le nuove istituzioni, la ricostruzione, tutti argomenti trattati degnamente da storici e da nostri, diciamo, uomini di cultura locale, questo mio libro ha teso proprio a far emergere questi aspetti di mentalità e di costume. Sì, senti Michele, naturalmente, come dire, è un libro che ha la dimensione storica, la dignità Certo. storica, perché si basa tra l'altro da un'attenta ricerca che tu hai fatto. Una ricerca che pone anche un aspetto per quanto mi riguarda, per esempio, nel momento in cui ho letto, ho avuto la percezione del ruolo forte della prefettura. Un ruolo che poi nel tempo è venuto, come dire, quasi meno come ruolo centrale, come dire, probabilmente ecco, ancora c'è oggi nelle battaglie, per esempio, politiche e sindacali, soprattutto quelle sindacali, spesso si fa riferimento al prefetto come tratto d'unione, diciamo, con la parte governativa. Però ecco, in questo libro ho scoperto un ruolo probabilmente molto più pregno di attenzione di momento.
Sì, è proprio così. Intanto diciamo che il ruolo del prefetto, che è sempre stato molto importante fin dall'istituzione, insomma, dello Stato italiano, del Regno d'Italia, è stato rafforzato dal fascismo perché nel prefetto, insomma, si è incarnato proprio la figura principale dello Stato accentrato, quindi il terminale del regime. Il terminale dello Stato che insomma, si combinava con il ruolo che avevano le autorità fasciste, e quindi il federale, i segretari, eccetera. A differenza della Germania, dove il partito nazista ha occupato più spazi e ha influenzato moltissimo, insomma, le scelte, l'amministrazione e così via, al punto che, dicono gli storici, c'è stato un intreccio talvolta proprio inestricabile e che creava anche disordine. In Italia, con l'andare del tempo, diciamo, le scelte del regime sono state quelle di fare appunto delle autorità dello Stato degli organi che avessero la supremazia anche nei confronti dei gerarchi fascisti. Questa è stata la scelta e questa è stata perpetuata, per così dire, tramite la figura dei prefetti. E sul piano proprio amministrativo locale, tramite la figura dei podestà nominati di fatto dal prefetto e che quindi rappresentavano a loro volta i terminali sul piano locale per l'esecuzione delle direttive politiche del regime. Anche questo, voglio dire, già è una sorta di recupero della dimensione storica rispetto anche a quelle che sono i percorsi della verità, per dire, no? Nel momento in cui un potere viene poi esercitato, no? Viene esercitato anche nei gangli che sono quelli dello Stato, che dovrebbero essere, come dire, la garanzia del bene comune, lì poi diventa la garanzia della particolarità, no? Esatto, E proprio in così. questo caso poi troviamo quelli che sono poi i meccanismi successivi, perché è il periodo in cui si dovrebbe, come dire, defascistazzare, no? Come si può dire? Che non sbaglio nel dirlo, però se capite il sistema, visto che c'era stato l'attenzione verso oggi, ecco, diventa necessario, dico oggi, in questo periodo, questi 3 anni, no, così pieni, significava, come dire, ripulire e riportare gli aspetti alla dimensione, come dire, statale. Ecco, come sono stati questi anni? Sono stati gli anni innanzitutto di grande vuoto del potere, soprattutto all'inizio. Sono stati gli anni in cui le comunità locali, in qualche modo, durante il periodo dell'occupazione, quella tedesca e quella successiva alleata, erano privi anche di rappresentanti, insomma, perché nel Molise, sia pure in una dimensione più ridotta, si è riprodotto quel fenomeno di sbando e di vuoto del potere che ha caratterizzato appunto i mesi, le settimane dell'armistizio, insomma, e che si è protratto nel tempo perché in qualche modo si è avuto un processo di deresponsabilizzazione. Il fascismo che sbandierava di star creando l'uomo nuovo, l'italiano abituato a credere, a obbedire, a combattere, poi ha dimostrato, proprio in quella situazione di emergenza, di pericolo, proprio la propria inconsistenza. Insomma, c'è stato, sia pure per alcuni mesi soltanto, il periodo in cui le comunità locali, in qualche modo, erano abbandonate a se stesse e sostanzialmente due organi funzionavano, alcuni erano funzionari, il prefetto e i carabinieri, insomma, Eh sì. Io molto radicati nel territorio, insomma. ho letto, tu nel libro hai riportato anche degli episodi, per esempio, di partecipazione quando si trattava di fare, come dire, delle analisi, no? Il documento conoscitivo, no? Per esempio, da parte dei carabinieri, anche l'utilizzo, per esempio, dei termini
o meno, erano utili, era almeno io ho trovato un utilizzo, come dire, ancora precedente. Quindi Certo. culturalmente ho detto la visione del percorso di pulizia, possiamo dire così, è diventato ancora più difficile probabilmente, perché restavano delle cose. Infatti, innanzitutto, ecco, il ruolo dei carabinieri è stato consolidato anche dalle scelte che ha fatto il governo militare alleato. Mentre la polizia, i questori, molti prefetti sono stati sottoposti alle burocrazie o comunque sono stati destituiti, l'autorità militare americana, il governo alleato, ha individuato nei carabinieri, come dire, un corpo caratterizzato da fedeltà, la fedeltà alla monarchia più che al duce, e quindi ha individuato in questo organismo la possibilità, insomma, di governare basandosi su una struttura, come dire, ferma, consolidata e affidabile. I carabinieri poi hanno continuato a svolgere lo stesso ruolo, in qualche modo, che svolgevano durante il fascismo. Fornivano informazioni circa l'affidabilità di questo o di quel personaggio a coprire, che so, la carica di sindaco. Però, siccome naturalmente intendevano, insomma, in che cosa consistesse l'affidabilità che le autorità richiedevano, sottolineavano che erano persone fedeli alla monarchia, insomma, Certo, il sì. che, insomma, soddisfaceva gli alleati e soddisfaceva Badoglio prima, e, insomma, E anche soddisfaceva tu. anche i successori di Badoglio in qualche modo. Michele, ecco, che cosa è stato? Perché poi io sono appassionato più che alla dimensione storica e basta, no? Ma a quello che poi può determinare, no? Che cosa sono stati questi anni per il successivo, per esempio per gli anni 50? Questi anni sono stati anni di stabilizzazione sostanzialmente, il che per esempio si può notare, il che emerge anche un po' dalla vicenda dell'epurazione, l'epurazione che all'inizio, insomma, come dire, lasciava sperare una sorta di cambiamento, insomma, profondo anche nelle strutture amministrative dello Stato. Col passare del tempo si è molto molto stemperato, il che da una parte, insomma, era inevitabile, perché non si poteva pensare di, insomma, mettere sulla strada, così dire, migliaia e migliaia di dipendenti pubblici, perché di fatto in questo consisteva l'epurazione, insomma, come dire, decantare la pubblica amministrazione da persone che, insomma, avevano una mentalità e che si erano magari compromessi con lo Stato. Qui all'inizio ci furono provvedimenti anche abbastanza severi di destituzione, di licenziamenti vari, però poi all'epoca di Gasperi questi provvedimenti furono di fatto cancellati e quindi si mantenne, insomma, come dire, una certa mentalità. Guarda, io che ho fatto l'insegnante, e ho confrontato, diciamo, il modo di svolgere questa professione nei tempi più recenti con quello che accadeva negli anni 50. Negli anni 50 i ragazzini delle elementari erano sottoposti a pratiche educative un po' di tipo militaresco, come accadeva durante l'epoca del fascismo, insomma, e cioè una sorta di educazione pre-militare, saranno un po' dettagli, insomma, di colore, però non so, alla scuola elementare che frequentavo io, l'educazione fisica si faceva marciando sotto i comandi del maestro, uno a due, uno a due dietro a fronte, insomma, riproducendo probabilmente Sì. esattamente quelle che facevano ragazzini e adolescenti all'epoca della Gil, dei Balilla e Certo. così via. Questa mentalità si è protratta, insomma, e per fortuna si è cambiata, perché, insomma, c'è stata una continuità tra la mentalità del regime e quella degli anni successivi. Però io non sono uno che, insomma, loda la scuola, elogia la scuola degli anni 50 o 60, insomma, per tanti aspetti. Quella che esiste oggi è una scuola migliore, improntata Molto più molto poco supposizioni. su posizioni democratiche. Io ho visto per esempio che tu poi tra l'altro hai
dotato questo libro di un appendice dove insomma sono nominati anche i nomi, cioè sono nominate le persone che sono state comunque, per esempio c'è questa delle sanzioni contro il fascismo, l'elenco dei sospesi dai diritti elettorali, no? È interessante perfino leggere questi, no? Perché anche non conoscendo più, è chiaro, le persone, però riesci poi a percepire quelli che erano una copertura sul piano, per esempio, territoriale, certo, rispetto alla dimensione, esatto, del comando. Certo. Senti, io ecco, mi hai anticipato, sai, volevo proprio sottolineare invece questo aspetto, l'aspetto di Michele Colabella come educatore, ma anche come organizzatore della dimensione scolastica. Sei stato, una volta si diceva, preside, no? Che è meglio usare questa espressione. È vero, ecco. Che, troppo, esatto, burocratica. Infatti io sono un po' più legato a questo che all'altra, no? Che diventa veramente burocratica. Ecco, e allora io ti chiedo una cosa, nel corso del tempo, no, si è molto, io uso la parola mortificato, però in realtà è una diminuzione di attenzione nell'ambito scolastico, a quelli che sono gli aspetti storici. Ci sono state ulteriori variazioni anche per quanto riguarda altre materie probabilmente, però ecco, la dimensione storica, l'impressione che si ha e che sia stata poco considerata. Per fortuna ci sono poi gli studiosi come te o gli appassionati che recuperano, no, alcuni elementi. Ecco, però io ti chiedo, proprio come educatore, no, e come parte del mondo della scuola, quindi come abitante di quel luogo, ma non è poi completamente sbagliato, cioè diminuire l'ambito dell'attenzione, soprattutto in un momento storico come quello attuale, dove insomma, le sacche di ignoranza, possiamo dirle, sono molto, molto più diffuse di una volta. Quando dici diminuire l'attenzione, in particolare a che cosa ti riferisci? Mi riferisco per esempio al fatto che si è più sacrificati negli orari, per esempio, di spiegazione, no? Si è meno impegnati, per esempio, con dei programmi che ci portano almeno ad essere più vicini, per esempio, ecco, la Grande Guerra diventa il punto, forse, di l'ultimo punto che si studia, poi insomma il resto diventa un secolo e più buttato così, un po' alla dimenticatoia, ecco questo. Sì, è proprio così, in questo modo si protrae anche una pratica di insegnamento che, come dire, c'era ai tempi miei, pure a loro, insomma, lo studio della storia si fermava senza toccare periodi, aspetti, insomma, della storia d'Italia, insomma, decisivi per capire quello che siamo. Ora io concordo con te nel ritenere che la storia non dovrebbe essere sacrificata. Tieni conto che intanto è stata ridimensionata sul piano dell'orario scolastico. Oggi non esiste più una materia storia al biennio delle superiori, ma esiste la storia e geografia, insomma, così una cosa, una mescolata. Insomma, un po' inverosimile, perché comunque sono due discipline che hanno, come dire, uno statuto, insomma, molto, molto diverso. E poi ecco, questa sorta di sottovalutazione della storia ne fa insomma una materia che molti ragazzini, molti ragazzi, molti studenti di fatto ritengono una materia marginale, il che è un grosso errore, perché non studiare insomma la società, la cultura, le religioni, in una dimensione storica priva i ragazzi della comprensione insomma del passato, di quello che siamo e così via. Semmai ecco, la didattica della storia dovrebbe essere migliorata, perché insomma per molti aspetti è rimasta una didattica incentrata sul nominalismo, i numeri, mentre bisognerebbe focalizzare proprio le strutture della società. Io vedo lo studio che fa mio nipote in secondo liceo scientifico su quei manualoni che non finiscono mai, ne leggeranno soltanto una parte, perché non, certo, sì, sì. Adottare libri di 500 pagine quando non c'è tempo.
Ebbene, non so, lo studio delle società antiche dovrebbe essere focalizzato molto sulle strutture, sulle politiche, sulle caratteristiche economiche, e invece magari bisogna, ripeto, la successione delle dinastie, certo, e così via. Questo è un aspetto dell'educazione alla democrazia, perché riflettendo su queste evoluzioni, comprendendo le cause di certi rivolgimenti, si può confrontare quelle vicende col passato e capire un'evoluzione, e capire anche come la storia non ha non segue una linea dritta, ma è soggetto, come dire, a dei cicli, certo, degli ondeggiamenti, che quindi espongono la società anche a delle involuzioni. E poi io penso che sia, come dire, il senso e la direzione di battere quelle sacche di degrado culturale, di cui noi tocchiamo proprio ogni giorno il senso di perdizione, per capirci, il vuoto, no? Michele, tu hai insegnato italiano e latino, e prima di fare il preside, però insomma hai affidato, come dire, molte delle tue passioni, no? A queste che sono le dimensioni storiche. Hai consegnato alle stampe parecchi percorsi di questo genere. Dove nascono? Beh, nascono proprio da un interesse genuino, insomma, soprattutto per la storia contemporanea, soprattutto per le vicende che sono più vicine a noi, e quindi nascono per la volontà di comprendere, insomma, certe dinamiche, di capire perché siamo quello che siamo, insomma, in che modo siamo stati forgiati, per così dire, dal passato, quali sono anche un po', insomma, i difetti, per così dire, i vizi che gli italiani si trascinano nel costume, che poi emergono molto, insomma, in quegli anni. Sì. E quindi capire anche certi fenomeni che sono in corso, il fatto che la tecnologia e tutti, insomma, i dispositivi che abbiamo a disposizione e che allargano enormemente la massa delle informazioni, si ritorcono a danno della comprensione, insomma, di certe vicende, e quindi una dispersione di energia. Ahimè, questi ragazzini, questi telefonini, insomma, che stanno sempre, oppure internet, un uso, insomma, un po' superficiale, sconsiderato. Per questo la scuola ha un compito essenziale per mettere ordine in tutte queste nozioni, insomma, e per la formazione democratica, insomma, perché questo sempre è essenziale. È sempre quella, ragazzi, è la barra, voglio dire, il senso della democrazia della molto democrazia, forte. Sì. Michele, tu sei stato anche un uomo appassionato di politica. Io ricordo, come tanti, sì. Ricordo il tuo ruolo da consigliere comunale di opposizione, perché insomma, sì, poi era lì il senso. Voglio ricordare questo grande partito comunista, no, che non c'è più, che una volta però era, oggi ha un altro tipo di trasformazione la società. E che cosa è stato anche per te la politica, che cosa rappresenta oggi la politica? Perché io mi ricordo un Michele Colabella appassionato insieme ad altri e con il senso della lotta per un mondo migliore, che è rimasto. E poi condividevamo tutti quelli che all'epoca si dedicavano alla voce, c'era questa base, per così dire, ideologica, questa spinta a migliorare la società. Erano gli anni 60, gli anni 70 anche, e quindi, insomma, si aspirava a rendere questa società diversa, più dotata di giustizia sociale. Allora i problemi c'erano, e come? E allora ci faceva, come ricorda, la militanza, quindi un tipo di impegno che era, non dico totalizzante, perché c'era la scuola, c'erano i divertimenti, gli amici e quant'altro, ma che costituiva una parte importante della nostra vita, e quindi militanza come disponibilità a metterci a disposizione durante la campagna elettorale, nei dibattiti. Allora si discuteva, ci si confrontava. Oggi, ahimè, insomma, a parte che questo concetto di militanza è venuto largamente meno,
La formazione delle idee avviene molto per diciamo, i messaggi interessati, spesso che provengono dai mezzi di comunicazione, perché se non c'è il confronto, allora le idee insomma, nascono su una base fragile o comunque unilaterale o comunque condizionata da chi insomma, vuole malorare e condizionare l'opinione pubblica. E che c'era soprattutto dire, la militanza si andava a concretizzare negli incontri, nei luoghi, quindi nelle sezioni, non soltanto da parte del Partito Comunista ma da tutti gli altri partiti, quindi avevamo un livello alto perché poi si discuteva anche di arte, non solo di politica, di letteratura, si facevano delle cose che erano delle cose sicuramente molto più importanti e fondamentali. Anche qualche limite insomma, in questa militanza, limite sul piano critico, perché il nome della militanza e il nome dell'attaccamento si era talvolta anche un po' dogmatici, insomma, no? E quindi sì. Quando il partito indicava una linea magari si poteva rimanere perplessi, ma soprattutto nei periodi insomma, più remoti, insomma, il centralismo democratico molto è stato rivisto all'epoca, e quindi anche il mito della società comunista, insomma. Si è molto stemperato, si è molto ridimensionato, certo. Per fortuna. Insomma. Per fortuna. Allora, Michele, ritornando proprio alla fine, no? A questo tuo vischioso post-fascismo, allora io ti chiedo, come dire, il tuo consiglio, no? Come, che cosa, perché dovrebbero leggere questo tuo libro, prima di tutto? Poi, naturalmente, vorrei citare un aspetto, perché tu sei stato molto puntuale nel ringraziare all'inizio del libro tutte quelle persone che ti hanno permesso di poter fare certo. Una ricerca adeguata. Io voglio, no, voglio dire che, certo. Che sono persone che, come dire, sono importanti per quanto ci riguarda. Ecco, tu hai fatto una ricerca, sei andato all'archivio di Stato soprattutto, dove è stato insomma, sei riuscito a trovare le cose giuste probabilmente che ti hanno potuto dare una mano. Ecco, il libro nasce da questo, da una ricerca naturalmente, e quindi è un libro che non è un romanzo, è un libro importante perché sono fatti come dire, acclarati probabilmente, documenti. Dimmi perché uno dovrebbe, come dire, avvicinarsi a questo libro, che cosa, quale beneficio potrebbe trarre? Beh, quello che si diceva prima, insomma, sostanzialmente, senza una base storica, senza una comprensione di quello che siamo e perché lo siamo diventati, c'è il rischio di uno spaesamento, insomma, c'è il rischio così di non essere, non dico protagonisti, ma di non essere attori insomma, della vita contemporanea, di non essere persone che danno un contributo, insomma, no, hanno un contributo sul piano politico, perché comunque la politica, al di là, come dire, di aspetti sicuramente censurabili, è un'attività di cui appunto la società non può assolutamente fare a meno. Una volta c'erano i partiti, ci sono altre forme di aggregazione, ma la politica, anzi bisogna ringraziare anche, soprattutto sul piano locale, quelle persone che si prodigano, gli amministratori dei nostri paesi, i sindaci che fanno dei grossi sacrifici, hanno anche delle motivazioni personali, insomma, però quando la motivazione personale è sorretta da una spinta a migliorare le cose, guarda, io trovo che ci sono dei paesi ben amministrati, insomma, più forniti di decoro e di ordine rispetto a Campobasso, insomma, io che sono campobasciano sono costretto a dirlo. E allora la storia contribuisce a questo tipo di comprensione, a questo tipo di educazione, insomma, perché ovviamente studiando quel periodo, il fascismo in generale e questo trapasso, si comprende, torna a ripetere, quel che eravamo, quel che è rimasto di allora, ma anche quel che è cambiato. Insomma, no, oggi per fortuna c'è una maggiore consapevolezza dei diritti politici, sindacali e così via, cose che allora non c'era assolutamente. Insomma, e sono stati i partiti di sinistra a contribuire sicuramente a questa evoluzione, con tutti i limiti poi di certe scelte di fondo che oggi non si condividono più. La storia contribuisce a questa maturazione, a questa evoluzione, alla democrazia, insomma. Certo. Senti,
Chiudiamo con il tuo prossimo impegno, quello che stai facendo adesso, quindi quale sarà, qual è l'argomento che hai scelto? Beh, guarda, sta di fatto che questo periodo continua molto a interessarmi, insomma. E quindi il mio progetto è quello di studiare, di andare un po' indietro, di studiare proprio il periodo del fascismo, su cui comunque è stato pubblicato, ci sono anche delle buone pubblicazioni, magari insomma da una certa prospettiva, però decorose e documentate. Ma io ecco vorrei soprattutto approfondire questo aspetto che mi interessa molto, la mentalità, il costume, diciamo la politica intesa a quell'epoca molto molto come arrivismo e come diciamo possibilità di sfruttare certe situazioni. È stato scritto molto insomma su questo per demistificare certi aspetti di buon costume dell'epoca che magari erano un'apparenza ma che poi celavano anche certe deformazioni della politica. Anche per il fascismo molisano ci sono dei giudizi contenuti in libri abbastanza recenti, per cui dice Molise, tutto sommato, il fascismo presentò un carattere di bonomia, di bonarietà, di insomma, forse questo può essere vero per i centri più grandi, per Camubas, ma da quello che si è letto, insomma, il fascismo anche per Molise fu prepotenza, arroganza. Fu all'inizio soprattutto anche violenza, non si arrivò a spargere il sangue, ma molte persone insomma patirono con le purghe, con l'emarginazione, con le minacce, insomma il loro non schierarsi a fianco del fascismo, poche se vuoi rispetto a quello che è successo in passato. Purtroppo, torno a ripetere, insomma, questa larga adesione del popolo molisano al fascismo poi ha generato, soprattutto in quel periodo, dei fenomeni gravi di deresponsabilizzazione, torno a ripetere, sa, la politica è un'attività che divide, la politica è un'attività... Allora, questo disprezzo per la politica, ahimè, insomma, si è protratto fino alla militanza dei nostri anni. Fino allora. Grazie Michele, è stato come dire interessante, quindi naturalmente io mi prenoto per il prossimo impegno. Vediamo, insomma, io ce l'ho, poi vediamo. Boh. Voglio dirti che ho letto questo libro con moltissima attenzione, mi sono divertito, anche perché molte delle cose che tu hai sottolineato io non sapevo, sembravano, come dire, ho pensato in quel momento che quante storie, no? Sono dentro gli archivi e sono lì quasi nascoste, perché se non c'è qualcuno di buona volontà che le va a rimuovere, restano così, restano invisibili probabilmente. Certo, certo. Quindi grazie Michele. Grazie a te Giuseppe per questa occasione che mi hai dato, insomma, di esprimere un po' le mie riflessioni. Certo, ad alta voce le hai espresse, ma molta roba è contenuta in questo libro e anche nei tuoi precedenti. Ma questo in modo particolare, questo dal 43 al 46 del Molise, è un recupero che credo che tutti dovremmo fare. Grazie mille. Grazie di nuovo a te.